questa storia, perché ho visto che siete molto preoccupati in tanti. Siamo in autostrada e stiamo tornando a Milano. Praticamente torniamo a Milano, domani andiamo subito a fare la denuncia, poi tra una ventina di giorni partiamo e andiamo in vacanza. Poi vi volevo dire un'altra cosa. Per quanto riguarda Daniele, che vi siete inventati oppure che state supponendo che lui o sua mamma, non so, ci abbiano cacciato di casa, assolutamente non è così. Siamo andati via noi perché abbiamo le nostre motivazioni della denuncia e basta. Perché io ho tolto il follow a Daniele, io ho tolto il follow a Daniele un sacco di volte, eppure non ci si è mai posto il problema. Questa è una cosa che a prescindere l'avevo fatta già, a prescindere da sta cosa, non vuol dire niente, quindi pensate meno alle cavolate e pensate più ai fatti vostri, insomma. Assolutamente nessuno ci ha cacciato, anzi siamo stati noi ad andare via perché vogliamo mettere un punto a questa situazione ed è ben diverso. Assolutamente, non è come pensate voi, mi sono veramente scocciata. Volevo solo dirvi che appunto sì, ho litigato con Chiara, no, non l'ho cacciata di casa, però ho litigato con lei. Volevo dirlo per quelli che volevano informarsi, lo dico, anche se lei non era d'accordo, però io voglio dirvelo e ve l'ho detto. Ragazzi, la situazione sta un po' evolvendo male perché Chiara contatta i miei parenti dicendo che non devo fare le storie. Allora, voglio mettere una premessa e voglio farla. Io ho difficoltà economiche, non me ne vergogno, lo dirà anche lei perché ha detto che vuole dire la verità. Ebbè, che problema c'è che dire che una persona ha difficoltà economiche? Faccio una cosa, lo dico io, ho difficoltà economiche e Chiara quando è venuta a casa ha fatto quel poco di spesa e adesso vuole dire che l'abbiamo sfruttata per fare la spesa. Allora ragazzi, voglio dirvi una cosa, mi raccomando, non dovete mai, e ripeto, mai farvi mettere i piedi in testa da nessuno. E questo qua è un esempio che dovete portare avanti. Una persona che cerca di minacciarmi e contatta i miei parenti per dire che non dovevo fare la storia, potevo rimanere in segreto. E certo, dovevo rimanere in segreto, dovevo fare io la figura di quello che caccia le persone quando non è una cosa vera. Allora, Chia, o la smetti o la smetti. Due sono le cose. Se hai qualche problema, lo dici a me e basta. È inutile che scrivi a quello, scrivi quello e scrivi a quell'altro. Comunque, con me non avrà più niente a che fare e non deve avere più niente a che fare. Ognuno per la sua strada e ciao. L'ho detto queste cose perché poi ha detto che lei dice la verità. L'ho detta io la verità. Ed è questa è la verità. Non fatevi mettere altre cose in bocca. Ragazzi, vi faccio sentire un audio per far vedere chi è Chiara. Vi faccio sentire veramente un audio. La morte non si augura mai a nessuno. Un po' di educazione la dovresti avere. Vergognati tu per quello che sei e quello che dici ad un ragazzo di 17 anni e tu ne hai 40, che ti possa essere figlio. Vergognati perché la morte non si augura mai a nessuno. Un po' di rispetto nella vita devi avere perché non ci sei solo tu al mondo. Impara a comportarti con le persone. E mo' vi faccio vedere Chiara che cavolo mi ha detto. Impara a comportarti con le persone. Mi raccomando, questo vi deve essere da esempio. Non fatevi mai mettere i piedi in testa. Sentite. Fare, basta. Sentite. Sei carente, sono un pezzente, devi morire. Questo è quello che mi ha detto Chiara e che mi ha augurato di morire. A un ragazzo di 17 anni. Vergogna, devono sapere le persone tu come ti comporti. Non ho parole. Allora, cioè, Daniele, una delusione unica. Io non ho detto proprio un bel niente sulla sua situazione economica, questo bello e buono si mette a fare queste cose allucinanti? Ma stiamo scherzando? Io gli ho semplicemente detto di non dire che avevamo litigato, tra l'altro per colpa sua, e lo sai benissimo, Daniele, lo sai benissimo. Ti ho semplicemente detto, Daniele, se vai a dire che abbiamo litigato, poi lo sai benissimo che quella mi rompono i coglioni. Semplicemente per questo che te l'ho detto, per il buon gusto. Ma no, però non si va a guardare che tu hai colto la palla al balzo, oltre che avermi sfruttato. Sì, adesso lo confermo, visto che sei stato tu a dirlo, Daniele, sei stato tu a dirlo. Io non volevo scendere a questo livello, perché io le cose che ho fatto, e non la poca spesa, lo sai benissimo, Daniele, che ho fatto molto di più della spesa. E non sto qui a elencare le cose che ho fatto una volta, le poche volte, cosa è venuto da me? Tutte le cose, non è tirato fuori neanche un centesimo, Daniele.
ma siamo tutti noi invece anche la prima volta. Non mi piace rinfacciare le cose che faccio, perché io le cose che faccio le faccio col cuore. E poi volevo dire anche un'altra cosa, io non ti ho augurato di morire. Cioè, tu che eri così tanto amico nostro, ora ti sei messo a fare come quelli che mi stanno perseguitando. Ora ho capito perché tu mi hai fomentato a dire no, devi fare l'incontro a Napoli, te ne devi fregare, ti busta, vai, vai, fai la live. Bravo Daniele, hai lavorato sporco, hai lavorato sotto sotto, fallo sentire tutto, visto che ti metti a divulgare telefonate, tra l'altro reato, lo sai che reato non risponde tua mamma perché tu sei minorenne, la mamma che dice che si spacca il culo tutto il giorno, sì. Daniele, sei veramente diventato un settaro, bravo, le audizioni per passare nella setta sono andate a buon fine. Io ho detto, farò sentire tutto l'audio schifoso che non sei altro, ho detto Daniele sei un pezzente, devi morire nel dimenticatoio. Non ho mai augurato la morte, nemmeno la busta, e auguro la morte a te? Ma stiamo scherzando? E tu saresti stato amico nostro? Tra l'altro c'era anche al telefono con me, la fortuna vuole che stava anche un'altra persona, e se questa persona vuole lo può pure confermare questa cosa. Io ho detto Daniele sei un pezzente, devi morire nel dimenticatoio. C'è una bella differenza a dire devi morire, quindi morire, o è morire nel dimenticatoio, c'è proprio un abisso di differenza. E quello che tu hai fatto e che stai facendo è uno schifo, parla per te, perché quello che stai facendo è veramente grave. Io non ho assolutamente detto nulla, non volevo dire nulla, non volevo dire quello che io ho tirato fuori, nonostante mi dicessero che io ero venuta lì a scrocco da te. Io ti ho semplicemente detto finiamo l'amicizia, perché comunque tu mi hai fatto schifo, tu ce l'hai con me, perché io ti ho detto in faccia che mi fai schifo e te lo confermo anche adesso, mi fai schifo perché sei un ragazzino immaturo. Tutto il male che tu adesso mi stai facendo, dopo che mi hai fomentato per fare live, per fare incontri a Napoli, evidentemente te l'hai ristudiata la cosa, ci hai fatto venire lì. Io non volevo assolutamente parlare dei tuoi problemi economici, non me ne frega un cazzo, ti ho detto non mi permetterei mai di farlo. Se ho chiamato tua mamma, che non mi ha neanche risposto, tuo fratello mi ha risposto e mi ha detto ma sei impazzito Daniele, non so come mai stiassi comportando così, io Instagram non ce l'ho, perché gli ho detto di non far pubblicare storie per non farti tirar fuori i cazzi nostri. Non c'è niente di male a dire sta cosa. E allora cosa mi vuoi dipingere come un mostro, Daniele? Tu sei peggio di quelli della setta, perché noi eravamo veramente amici. Le cose che noi abbiamo fatto le abbiamo fatte col cuore. Ma io nemmeno li rivoglio i soldi. Ti ho detto pezzente, ma non perché sei povero. Ti ho detto pezzente perché tu c'hai l'animo proprio pezzente, proprio per dire che mi fai schifo e che devi morire, te lo ripeto, nel dimenticatoio, ma non morire in senso fisico. Fallo ascoltare tutto l'audio, falso che non sei altro. Io non me l'aspettavo da te una cosa del genere. Ti devi vergognare, Daniele. Adesso ti vai a alleare con la setta? Cos'è, ti vuoi fare i soldini? Perché non sai come raccimolare i soldi, Daniele? Io non volevo scendere a sti livelli. Io te l'ho detto, Daniele. Cioè, ti ho detto, la conversazione è stata questa. Tu dici, io ti faccio, ma tu sei completamente pazzo. Io ti ho detto che tu sei pazzo, lo confermo. Ti ho detto che fai schifo, lo confermo. Cioè, ti sei comportato? Essere abominevole. Sei piccolo ma hai tanta cattiveria in corpo, mamma mia quanto fai schifo. Io ti ho semplicemente detto di tenere privata questa cosa per fare questo e per allearti con la setta. Fai pena Daniele, fai pena, mi hai sfruttato, mi hai usato per i soldi, non solo adesso o altro. La spesa te l'ho fatta anche la prima volta che sono venuta, quando tu sei venuta a Milano ti ho dato fuori un centesimo e avevi 400 euro in tasca, non ti sei permesso neanche di portare un presente a mia suocera, fai proprio pena.
sei un pezzente, te lo ribadisco, sei un pezzente che devi morire in dimenticatoio, ma non morire fisicamente, falla sentire tutto. Se sei così stronzo, ti farò arrivare anche a te la denuncia, visto che divulghi telefonate private. Complimenti, ti sei appena guadagnato il posto anche te nella denuncia. Con questo